Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, pienezza di verità e di grazia, povero per arricchirci. Cristo, Excelsis Deo, et in terra omnibus hominem voluntatis, laudamus Deum, et benedicimus Deum, adoramus Deum, glorificamus Deum.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Giona. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Parola di Dio. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non l'avessero. Quelli che piangono, come se non piangessero. Quelli che gioiscono, come se non gioissero. Quelli che comprano, come se non possedessero. Quelli che usano i beni del mondo, come se non li usassero pienamente. Passa, infatti, la figura di questo mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone ed Andrea, fratello di Simone. Mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni ed andarono dietro a lui. Parola del Signore.
Fratelli e sorelle, mi fa particolarmente piacere ed è un onore dare lettura dell'omelia che il Santo Padre avrebbe tenuto in questa occasione. In questa Domenica della Parola ascoltiamo Gesù che annuncia il Regno di Dio. Vediamo che cosa dice e a chi lo dice. Che cosa dice? Comincia a predicare così: il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Dio è vicino. Ecco il primo messaggio. Il suo regno è sceso in terra. Dio non sta, come siamo spesso tentati di pensare, lassù nei cieli, lontano, separato dalla condizione umana, ma è con noi. Il tempo della distanza è finito quando in Gesù si è fatto uomo. Da allora Dio è vicinissimo. Vicinissimo dalla nostra umanità, mai si staccherà e mai di essa si stancherà. Questa vicinanza è l'inizio del Vangelo. È ciò che sottolinea il testo, Gesù diceva, e non lo disse una volta e basta. Lo diceva, cioè lo ripeteva di continuo. Dio è vicino, è un leitmotiv del suo annuncio, il cuore del suo messaggio. Se questo è l'inizio e il ritornello della predicazione di Gesù, non può che essere la costante della vita e dell'annuncio cristiano. Prima di ogni altra cosa va creduto e annunciato che Dio si è avvicinato a noi, che siamo stati graziati, misericordiati. Prima di ogni nostra parola su Dio c'è la sua parola per noi, che continua a dirci: non temere, sono con te, ti sono vicino e ti starò vicino. La parola di Dio ci permette di toccare con mano questa vicinanza, perché, dice il Deuteronomio, non è lontana da noi, ma è vicina al nostro cuore. È l'antidoto alla paura di restare soli di fronte alla vita. Il Signore, infatti, attraverso la sua parola, consola, cioè sta con chi è solo. Parlandoci, ci ricorda che siamo nel suo cuore, preziosi ai suoi occhi, custoditi nelle palme delle sue mani. La parola di Dio infonde questa pace, ma non ci lascia in pace. È parola di consolazione, ma anche di conversione. Convertitevi, dice infatti Gesù subito dopo aver proclamato la vicinanza di Dio. Perché con la sua vicinanza è finito il tempo in cui si prendono le distanze da Dio e dagli altri. È finito il tempo in cui ciascuno pensa a sé e va avanti per conto proprio. Questo non è cristiano, perché chi fa esperienza della vicinanza di Dio non può distanziare il prossimo, non può allontanarlo nell'indifferenza. In questo senso, chi frequenta la parola di Dio riceve dei salutari ribaltamenti esistenziali. Scopre che la vita non è il tempo per guardarsi dagli altri e proteggere se stessi,
ma l'occasione per andare incontro agli altri nel nome del Dio vicino. Così la parola seminata nel terreno del nostro cuore ci porta a seminare speranza attraverso la vicinanza, proprio come fa Dio con noi. Vediamo ora a chi parla Gesù. Si rivolge prima di tutto a dei pescatori di Galilea. Erano persone semplici che vivevano del frutto delle loro mani, lavorando duramente notte e giorno. Non erano esperti nelle scritture e non aspettavano certo per scienza, non spiccavano certo per scienza e cultura. Abitavano in una regione composita con vari popoli, etnie, culti. Era il luogo più lontano dalla purezza religiosa di Gerusalemme, il più distante dal cuore del paese. Ma Gesù comincia da lì, non dal centro, ma dalla periferia. E lo fa per dire anche a noi che nessuno è ai margini nel cuore di Dio. Tutti possono ricevere la sua parola e incontrarlo di persona. C'è un bel particolare nel Vangelo a questo proposito, quando si fa notare che l'annuncio di Gesù giunge dopo quello di Giovanni. È un dopo decisivo che segna anche una differenza. Giovanni accoglieva la gente nel deserto, dove si recavano solo quelli che potevano lasciare i luoghi in cui vivevano. Gesù invece parla di Dio nel cuore della società, a tutti, là dove sono. E non parla in orari e tempi stabiliti. Parla passando lungo il mare a dei pescatori mentre gettavano le reti. Si rivolge alle persone nei luoghi e nei momenti più ordinari. Ecco la forza universale della parola di Dio che raggiunge tutti e ogni ambito di vita. Ma la parola ha anche una forza particolare. Incide cioè su ciascuno in modo diretto, personale. I discepoli non dimenticheranno mai le parole ascoltate quel giorno sulle rive del lago, vicini alla barca, ai familiari, ai colleghi, parole che segneranno per sempre la loro vita. Gesù dice loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». Non li attira con dei discorsi alti e inarrivabili, ma parla alle loro vite. A dei pescatori di pesci dice che saranno pescatori di uomini. Se avesse detto loro: «Venite dietro a me, vi farò apostoli, sarete inviati nel mondo, annuncerete il Vangelo con tutta la forza dello Spirito, verrete uccisi, ma diventerete santi». Possiamo immaginare che Pietro e Andrea gli avrebbero risposto: «Grazie, ma preferiamo le nostre reti e le nostre barche». Gesù invece li chiama a partire dalla loro vita. Siete pescatori, diventerete pescatori di uomini. Trafitti da questa frase, scopriranno passo dopo passo che vivere pescando pesci era poca cosa, ma che prendere il largo sulla parola di Gesù è il segreto della gioia.
così il Signore fa con noi. Ci cerca dove siamo, ci ama come siamo e con pazienza accompagna i nostri passi. Come quei pescatori, attende anche noi sulle rive della vita. Con la sua parola vuole farci cambiare rotta perché smettiamo di vivacchiare e prendiamo il largo dietro di lui. Perciò, cari fratelli e sorelle, non rinunciamo alla parola di Dio. È la lettera d'amore scritta per noi da colui che ci conosce come nessun altro. Leggendola sentiamo nuovamente la sua voce, scorgiamo il suo volto, riceviamo il suo spirito. La parola ci fa vicini a Dio, non teniamola lontano. Portiamola sempre con noi, in tasca, nel telefono, diamole un posto degno nelle nostre case. Mettiamo il Vangelo in un luogo dove ci ricordiamo di aprirlo quotidianamente, magari all'inizio e alla fine della giornata, così che tra tante parole che arrivano alle nostre orecchie giunga al cuore qualche versetto della parola di Dio. Per fare questo, chiediamo al Signore la forza di spegnere la televisione e di aprire la Bibbia, di chiudere il cellulare e di aprire il Vangelo. In quest'anno liturgico leggiamo quello di Marco, il più semplice, breve. Perché non leggerlo anche da soli, un piccolo passo ogni giorno? Ci farà sentire il Signore vicino e ci infonderà coraggio nel cammino della vita. Thank you.
Fratelli e sorelle, abbiamo accolto con fede la parola che Dio ci ha rivolto. Ora preghiamo perché essa si compia anche oggi, come avvenne all'inizio della predicazione del Vangelo. Per le chiese, perché attuando il Vangelo di Cristo cerchino di superare le divergenze ancora esistenti e procedono verso la piena concordia, così che il mondo creda. Per i cristiani, perché accostandosi con maggiore assiduità alla Sacra Scrittura, imparino a riconoscere nella storia e nella loro esperienza quotidiana il disegno provvidenziale del Padre. Per gli evangelizzatori, i catechisti, i lettori, perché attraverso il loro ministero la parola di Dio sia seminata con larghezza, germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini e si diffonda ovunque. Per quanti non possono essere raggiunti dall'annuncio del Vangelo, o non sono disposti ad accoglierlo, perché lo Spirito apra i loro cuori all'incontro con il Signore e li renda disponibili alla conversione. Per noi, perché non lasciamo cadere a vuoto la parola di Dio, offerta in abbondanza ogni domenica, ma, accogliendola con fede, le consentiamo di operare nella nostra vita. Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, fa che con la forza del tuo Spirito anche noi diventiamo luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si compie, per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, o Signore. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la Sua morte ci hai resi partecipi della Tua vita immortale. Per questo mistero del Tuo amore, uniti agli angeli, ai santi, fatti voce del creato, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Salvatore che presiede quest'Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora rivolgiamoci a Dio con quelle parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Sit in cielo et in terra.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con la Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati. Guarda la fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora si consegna la Bibbia ad alcune persone in rappresentanza di tante espressioni della nostra vita quotidiana: a una famiglia, ai crisimati, a una persona non vedente, ai catechisti, a un seminarista che si prepara a ricevere il ministero del lettorato, a una biblista e a un medico docente di infettivologia. Questo gesto, nella seconda domenica della Parola di Dio, intende sottolineare l'attenzione che siamo chiamati a porre alla Sacra Scrittura. Anche in questo anno segnato dalla pandemia, la Parola di Dio alimenta la nostra fede, sostiene la nostra speranza e anima la nostra carità, rendendoci gioiosi annunciatori della bella notizia del Vangelo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi dia la pace. Amen. Per intercessione della Vergine Maria, il Signore vi conceda la salute nel corpo, la consolazione nello spirito, la gioia di servirlo sempre nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen.